Con Ludovica Schiaroli, coautrice e coregista del documentario Franco Sartori, La città possibile. In proiezione a Roma, a scena, mercoledì 19 aprile 2023. Ben trovata. Di Grazie, buongiorno a voi da Genova. cosa si parla? Il documentario racconta la Genova tra gli anni 80 e 90, una Genova molto diversa da quella che si trova oggi. È una Genova che è caratterizzata dal fumo delle fabbriche e da un'industrializzazione ancora molto, molto pesante. E noi raccontiamo attraverso il lavoro di un sindacalista, Franco Sartori, che immaginava una città diversa e soprattutto come trasformare queste fabbriche che ormai erano già in crisi e stavano chiudendo in lavoro pulito. Tutto il film, ci sono una sorta di interviste incrociate che raccontano quello che poteva essere, quello che è diventato o quello che non è stato. Poi sta allo spettatore dare la sua interpretazione di quello che è successo e quello che no. Come era partito il progetto? Il progetto è nato da un'idea di Luca Borzani, lui è uno storico, è stato per 10 anni il curatore di Palazzo Ducale, e di Antonio Caminito, che è stato per oltre 30 anni sindacalista FIOM CGIL, che erano amici di Franco. E un giorno, arrivati a 25 anni dalla sua scomparsa, Franco Sartori è morto nel 96, sono andati a vedere su internet, hanno visto che non c'era niente e hanno detto: è il caso di fare qualcosa per ricordare Franco. E siccome conoscevano altri nostri lavori, hanno chiamato me e Ugo Roffi, che di fatto è il regista, e così abbiamo iniziato a lavorare. Ci siamo incontrati alla Camera del Lavoro di Genova e insieme a loro e alla segreteria della CGIL abbiamo iniziato a pensare a come realizzare il film. Come lo avete strutturato? La prima difficoltà era che Sartori, morto nel 96, non aveva lasciato praticamente niente se non alcune foto che aveva l'archivio storico della Camera del Lavoro di Genova e qualcos'altro che abbiamo recuperato su Roma e dei servizi delle Techerai. Quindi pochissime cose per raccontare una storia che comunque era molto complessa perché andava a raccontare 10 anni di storia di Genova, ma non solo, perché poi noi raccontiamo anche lo sciopero del 1980 alla Fiat, cioè alla fine Genova è un po' uno spaccato per raccontare l'industrializzazione delle città del nord Italia. Allora noi abbiamo trovato 6 persone insieme a Luca e ad Antonio, abbiamo pensato a quelli che erano i suoi riferimenti, sia culturali che politici, che sono appunto Luca Borzani, Antonio Caminito, la Leila Maiocco. Lei è stata una delle donne del Comitato Salute Ambiente di Cornigliano, era capo del centro civico di Cornigliano, dove tutta la lotta è partita da lì, ed è stata anche la sua compagna. Quindi abbiamo intervistato Leila Maiocco, abbiamo intervistato Antonio, Luca Borzani, lo storico, Igor Magni, che era il segretario generale attuale della CGIL, e poi Andrea Ranieri, che invece era il segretario della Camera del Lavoro nell'epoca di quando lavorava Sartori, e poi Giuliano Lucas, che è il famoso fotoreporter che ha raccontato il mondo del lavoro, ed era amico perché lui venne a Genova, chiamato da Leila e da Franco per raccontare i nuovi lavori. Quindi ci sono le 6 interviste che si incrociano su vari argomenti, e poi ci sono materiali di archivio della Fondazione Ansaldo, delle Techerai e di altri archivi privati. Alcune foto, ad esempio, sono di mio padre, che era fotografo all'epoca e andò a fotografare le fabbriche, e quindi ci sono anche quelle foto. E poi altre immagini che abbiamo registrato ex novo nella Genova di oggi, quindi proprio perché vediamo la Genova degli anni 80 e la Genova di oggi in contrapposizione. Quali erano le visioni della città possibile? Sartori vedeva come il ponente genovese aveva questa grande eredità di fabbriche, di mani che lavorano, di intelligenze al servizio del lavoro, e pensava che fosse necessario che però da questo lavoro che aveva inquinato tanto si potesse creare nuovo lavoro, lavoro pulito, lavoro con le biotecnologie. E infatti uno dei suoi viaggi era stato a Sophia Antipolis, che è un po' questo luogo che in Francia ci sono tantissime aziende, fanno lavoro pulito, tutto biotecnologie, e lui pensava che Genova poteva diventare tutto ciò. E aveva pensato un posto che è nel ponente di Erzelli. Oggi lì c'è un piccolo polo tecnologico, ma la sua idea deve ancora essere sviluppata. Cioè, a 20 anni di distanza, ancora adesso c'è poco della sua visione, che era una visione veramente a 360 gradi. Infatti, quando gli ho camminato nel film, dice: se si fosse seguito quelle che erano le sue indicazioni, forse Sophia Antipolis in Francia, potevamo averla anche qua a Genova, gli spazi c'erano, si potevano trovare, e invece che la grande fabbrica ci arrivasse il grande supermercato, il supercinema. Che tipo di distribuzione avete pensato?
è un film indipendente che ce lo siamo autoprodotti io con Ugo, con il contributo della Camera del Lavoro di Genova e dello SPI. E come anche gli altri documentari che abbiamo fatto, pensavamo di avere una prima distribuzione, siamo in contatto con distribuzioni dal basso e quindi nei prossimi mesi finiamo la tournée e poi sarà distribuzione. Lì. E poi chissà, la nostra speranza è che venendo a Roma, da Genova, magari incontriamo un piccolo produttore che si innamora del nostro film e lo fa girare in qualche circuito indipendente. Per ora siamo contenti di poter essere a scena, ecco, il 19 per noi è un appuntamento molto importante, siamo molto orgogliosi di poter esserci. Ci sono spazi internet per saperne di più? La mia pagina Facebook e i miei social, Ludovica Schiaroli, dove metto tutte le informazioni sulle proiezioni e quello che accade. Quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, Ludovica Schiaroli. Il documentario Franco Sartori, La città possibile, in proiezione a Roma, a scena, mercoledì 19 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e coregista Ludovica Schiaroli. A presto! Grazie!